ha chiamato in causa giustamente, abbiamo preso il Ministero dell'Ambiente, quindi a questo punto mi rivolgo a Gabriella Scanu per sapere qual è invece l'attività del Ministero, cioè quali strategie, quali strumenti, quali sono gli indirizzi che il Ministero sta mettendo in campo per favorire appunto questa integrazione delle politiche, anche perché, come ha fatto vedere stamattina Andrea Volcara, noi ne parliamo, ma insomma anche la Commissione Europea invece va avanti con gli EU-Pilot e con i rischi di procedure di infrazione che si aprono solo per la mancata integrazione. Come diceva qualcuno, c'è anche un problema poi di conoscenza.
Cioè, se si vuole applicare un approccio integrato, bisogna avere una buona conoscenza del territorio. E Martina, ne parliamo più volte, evidenzia che poi l'aspetto quantitativo viene sottovalutato. Il monitoraggio dell'aspetto quantitativo, e questa è un'altra delle cose che il Ministero dell'Ambiente, sempre nell'ambito del coordinamento, che evidenzia, molto spesso non viene attuato il monitoraggio per questi aspetti in maniera diffusa come dovrebbe avvenire, perché nella classificazione si utilizza questo aspetto solo tra il buono e il dato. Ora, al di là che potremmo decidere che potremmo portarlo, ma questo insomma non sta la scelta, non vorrei insomma dire cose che poi non avverranno, che l'aspetto idromorfologico potrebbe entrare nella classificazione, ma quantomeno se vogliamo fare una pianificazione coerente, adeguata, che consenta quindi anche uno sviluppo sostenibile, credo che questo aspetto vada riconsiderato nell'ambito della riprogrammazione dei monitoraggi, che per la verità si è visto anche che ci sono delle difficoltà anche per il monitoraggio chimico, nel senso che monitoraggio a valle non corrisponde alle pressioni a monte. Questa è una delle cose che viene evidenziata nell'Eopilot sulle diritti d'acqua. Al di là di questo, crediamo come Ministero dell'Ambiente che la direttiva sia complessa, è un problema attuare questa direttiva non solo in Italia ma a livello di Europa, diciamo, prima che non si raggiungerà il buono stato di qualità con tutti i corpi idrici al 2015, ma non si raggiungerà in Europa. Insomma, dai documenti europei probabilmente non si raggiungerà se non fosse nel 53% dei corpi idrici. È una delle questioni che viene posta nel documento che ha presentato a novembre la Commissione Europea, nel Dublin, è proprio quello che è necessario fare un'integrazione delle politiche, quindi integrazione delle politiche a scala nazionale e anche integrazione delle politiche su scala locale. Ecco, quindi questa è l'altra parte su quale si sta impegnando il Ministero dell'Ambiente. Sta lavorando molto da vicino col tavolo nazionale dei contratti di fiume. Questa collaborazione va al di là dei contratti di fiume, abbiamo creato anche una sintonia col Parlamento, grazie anche a Chiara, una sintonia con l'ISPRA che aiuta il Ministero per tutti gli aspetti tecnici, e quindi all'interno del tavolo nazionale stiamo lavorando, abbiamo già fatto appunto un documento che dà dei criteri minimali per i contratti di fiume, perché crediamo che poi l'approccio integrato ed azioni integrate possono avere successo se si va avanti, se si ha un'evoluzione positiva nella governance e quindi anche nella governance locale. Crediamo che i contratti di fiume possano dare questo contributo. Grazie Gabriella. Giovanni, molto bene. L'intervento della collega del Ministero Gabriella mi portava a fare questa considerazione. Gabriella ha parlato di approccio integrato. Allora, perché non sia solo una parola integrato, faccio presente questo: nella complessa procedura di attuazione della programmazione comunitaria, che mi riferisco a quella che si sta attuando tra 2014 e 2020, sono previsti alcuni meccanismi che integrano programmi vuoi regionali vuoi nazionali per la finalità di andare a gestire appunto in maniera integrata una azione che porta un obiettivo. Io direi che la gestione di risorse idriche può essere tipicamente una target da raggiungere con l'attuazione della programmazione comunitaria in maniera integrata. Le procedure che vanno a definire come si devono integrare due o più programmi, sinceramente non riuscirei a definirle perché mi sembrano ancora da definire. Altra questione che riguarda approccio integrato. Stamattina è stato citato varie volte il programma LIFE. Ora mi piace ricordare per il campanilismo che l'Italia nella graduatoria di finanziamenti LIFE insieme alla Spagna è in cima tra i vari sentimenti a questa graduatoria. In commissione, quando vado al comitato LIFE, tengo visto con sospetto perché
non si spiegano come mai questa posizione alta. La spiegazione che do è molto semplice: una struttura molto strutturata, appunto, presso il Ministero, ma anche presso che riesca a spiegare come si costruisce un programma largo successo, è in qualche maniera una parte della buona performance in termini di finanziamenti live. Parlavamo di approccio integrale. Un altro meccanismo di integrazione sono i cosiddetti programmi, progetti strategici che la Commissione tramite LIFE può finanziare. Si tratta, ma non parlo di un coordinamento a livello nazionale più che di un'attuazione, perché come sapete i progetti LIFE sono gestiti direttamente dalla Commissione in favore di chi vuole applicare, generalmente sono amministrazioni locali o regionali. Però parlando di approccio integrato, la Commissione è disponibile a finanziare non molti, ma alcuni, un paio a ciclo di bandi, di programmi, progetti integrati LIFE su tematiche che però abbiano un riferimento molto preciso a un meccanismo di integrazione. Il tema delle risorse idriche mi pare che sia sufficientemente strutturato per consentire questo approccio che sarebbe bene non perdere. Grazie Giovanni.